grandi talenti che nascono, crescono e continuano a seguirci, e questo ci fa immensamente piacere. C'è un talento che dobbiamo sentire perché è dall'altra parte del capo telefonico, quindi vorrei accogliere con un saluto, un grande saluto, il nostro amico Gio Conti. Ciao Gio! Ciao Giuseppe! Buonasera a te, insomma, vogliamo conoscerti meglio con una scheda che fa parte della tua biografia, letta dalla nostra collaboratrice Angelica. Prego. Ok. Buonasera Gio. Allora, leggo testuale. Nato a Palermo, Gio Conti fin da piccolo manifesta la passione per la musica e lo spettacolo ed inizia a presentarsi nei diversi provini che si tengono nei locali, si tenevano locali e regionali. Avevo sbagliato, scusate. Ma con scarsi risultati. Inizia a studiare canto, passando dal lirico al polifonico e al moderno. Nel canto moderno trova la sua più grande passione. Nel 2009 inizia il suo percorso canoro come cantante nei locali di Palermo. Quell'anno conosce Rossana Barbarossa, nota cantante e talent scout, che lo fa partecipare a una kermesse canora tenutasi a Roma, che verrà successivamente trasmessa in TV. Nel 2010 si impegna nella realizzazione del suo primo cover e dei primi brani inediti che usciranno in seguito nel 2011. Nel maggio 2012 partecipa ai concorsi Yonde Music Awards e all'edizione del premio Bindi. A giorni uscirà il CD fisico Passaporto per l'Inferno, che conterrà 14 brani inediti e che è possibile ordinarlo via email. Diciamo proprio l'indirizzo email è acquisti@gioconti.it. Bene, quindi insomma dobbiamo dire che nonostante la tua giovanissima età ci sono delle esperienze interessanti, una crescita che pian piano sta venendo su, Gio Conti. Sì, assolutamente, anche se giovanissimo, oddio, sono 34 anni. Vabbè, insomma, hai un bel po' di esperienza, allora dobbiamo aggiungere. Sì, ho collezionato, ecco, qualche esperienza nel corso degli anni e logicamente dico però, penso che bisogna sempre andare avanti, sempre perfezionarsi e non montarsi mai la testa, ecco, questo. Questo è importante, soprattutto anche il fatto di mantenere l'umiltà, che è quella che poi magari paga maggiormente. Magari c'è un po' più di difficoltà o comunque è più faticoso, però alla fine magari dà maggiore soddisfazione, vero? Assolutamente sì, poi io mi ispiro al mio mito in terra che è la Laura Pausini, che nonostante il grande successo che ha avuto e le posizioni raggiunte nella musica, non si è mai montata la testa, è sempre rimasta coi piedi per terra, è sempre rimasta vicina ai suoi fan, vicina a quello che erano anche le amicizie, le conoscenze, le parentele prima che lei diventasse famosa, quindi diciamo anche tutt'oggi mantiene questo stile ed è quello che intendo fare io nel futuro, ecco. Ah, bene, quindi allora diciamo ci sono dei progetti interessanti, ma comunque anche dei punti di riferimento, se vogliamo dirlo in maniera un po' più chiara. Quindi già il fatto di avere una guida, poi sei un amante della Pausini, è detto di un grosso calibro della musica italiana, perché in realtà poi esporta anche in tutto il mondo la Pausini. Quindi questo è importante ricordarlo, ma parliamo di te come persona che ha realizzato adesso questo brano dal titolo L'angelo maledetto. Come mai questo titolo? Allora, questo titolo perché diciamo, la canzone che non ho scritto io è stata scritta dall'autore Giampaolo Bellucci e dal compositore Gaetano Capitano. Parla in realtà, racconta la storia di un angelo, appunto di una persona, possiamo dire, che vola da una storia ad un'altra, quindi con delle relazioni amorose. Brevi, se così possiamo definirle, senza curarsi del male che comunque fa alle spalle. Il CD che uscirà nei prossimi giorni si chiama Passaporto per l'Inferno. Mi hanno detto molte persone, diciamo, ma stai facendo un CD di musiche molto tristi. Non è vero, perché in realtà sono delle bellissime canzoni. Alcune che parlano, diciamo, negativamente dell'amore, delle storie, delle relazioni, altre però che diciamo, parlano un po' alla pausiniana, ecco, per così dire, quindi hanno l'amore sempre al centro comunque Come tema come principale. tema, ecco, sì, non mi veniva il termine, come tema principale, alcune ne parlano negative, altre positive, ed è questo il racconto della mia vita in realtà, perché anche io ho vissuto
delle storie d'amore negative e delle storie d'amore positive, e quindi ho voluto raccontarle in 14 canzoni, 14 brani inediti che poi a settembre, se tutto va bene, usciranno anche in versione spagnola, quindi perché voglio molto puntare sul mercato spagnolo e latinoamericano, dove comunque ho diverse persone che mi seguono, ecco. Bene, bene, complimenti per tutto questo, siamo ai saluti, ovviamente salutiamo Sara Cristallo che ci ha messo in contatto, ci ha permesso questo. La direttrice artistica Sara Cristallo, un grandissimo abbraccio e un fortissimo bacio, è una persona che mi sta molto vicina in questo periodo, che per me devo dire non è, è un periodo un po' strano, perché sono contento per delle cose ma sto soffrendo per delle altre. Sara mi è molto vicina e di questa la ringrazio tantissimo. Ok Gio, noi invece ringraziamo te di essere stato un nostro protagonista, ti vogliamo salutare e ringraziare per essere stato con noi, un abbraccio e un in bocca al lupo, e noi ci sentiamo il tuo angelo maledetto. Ciao Gio. Ciao Giuseppe, grazie, una buona serata, ciao ciao. Luna nel tempo, resto in ascolto, apro il cuore e ti sento, nel buio il tuo respiro mi accarezza, è una collana di tristezza, distendo le mie ali dentro i cieli del tuo cielo, e tu nascondi le mie mani, luce eterna di un sorriso. Io sono da sempre l'angelo maledetto che spiega le ali in volo e vola via di letto in letto senza avere mai nessun rispetto, nessun pudore. Rubo anche l'amore e il sesso e mi rifugio dentro a un tempo, vivo di attimi e non penso al futuro, affronto e sogno a muso duro, affogo la mia triste anima di fumo e whisky, dentro la solitudine, il fruscio di vecchi dischi. Amore, il sesso e mi rifugio.
detto